Ciao, bentornati a tutti ai nostri approfondimenti sulla società digitale. Oggi parleremo di un tema abbastanza insolito e estremamente affascinante, quello dei viaggi nello spazio. Lo faremo però non da un punto di vista fantascientifico e di pura fantasia, ma estremamente concreto e attuale. A guidarci in questo viaggio sarà Raffaele Mauro, venture capitalist con un profilo molto interessante, e che ringraziamo molto per il tempo che ha deciso di dedicarci. Dopo un dottorato in storia economica in Bocconi, concentrato sulla figura di uno dei più grandi imprenditori italiani, ovvero Adriano Olivetti, ha proseguito la sua formazione all'estero, ad Harvard e presso la Singularity University. Da qui in poi ha sviluppato un'intensa attività professionale nel settore del finanziamento alle start-up. Dal 2010 ha sviluppato la sua carriera lavorativa nel settore del venture capital, specializzato in imprese high-tech. Oggi invece è qui in qualità di fondatore e partner di Primo Space Fund, che è specializzato appunto nella space economy. Ecco, ultimo ma non ultimo, oltre a tutto quello che vi ho detto su Raffaele, è stato anche autore di diversi saggi sempre legati al mondo delle nuove tecnologie e dell'imprenditoria, soprattutto il libro che dà un po' in là alla discussione di oggi, che ha scritto insieme al suo coautore Alessandro Aresu, il cui titolo è I cancelli del cielo, economia e politica nella grande corsa allo spazio, che, come ho già detto, è edito dalla Lewis Press. Bene, partiamo quindi con la nostra prima domanda e partiamo da quello che è lo spazio. Nella fantasia un po' di ciascuno di noi, nel senso che da Verne in poi l'idea dell'esplorazione dello spazio ha sempre solleticato le fantasie dell'essere umano. Vorrei chiederti quanto è radicato questo richiamo verso le stelle? Chiaro. Innanzitutto grazie per l'invito a questa discussione. Il tema dell'esplorazione è una delle dimensioni più affascinanti, per quanto riguarda la discussione sullo spazio. Di fatto, fin dall'inizio dell'era spaziale si è subito identificato il mito dello spazio col mito della frontiera. Quello che era il mito della frontiera, per esempio, negli Stati Uniti, è stato trasposto nell'ambiente spaziale. C'è chi lo teorizza in modo anche proprio esplicito, con autori come Robert Zubrin, in dei libri come The Case for Mars, che è il libro che si lesse Elon Musk negli anni 90 appassionandosi a questo aspetto, proprio si hanno come cardine il mito della frontiera, e se uno volesse trovare un tratto comune della specie umana è proprio quello dell'essere adattabile e andare verso nuovi ambienti. Questo accade sostanzialmente dal Neolitico fino ad oggi. Lo spazio ha fornito una nuova frontiera molto ambiziosa, perché chiaramente ne abbiamo altre anche sulla Terra, abbiamo i territori artici, abbiamo il fondo dei mari, però lo spazio chiaramente è tutta un'altra dimensione, enormemente più vasta, enormemente più sfidante, che sta catalizzando lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo scientifico e anche culturale. Questo perché? Perché, se posso dire, il bello di questo settore è che ti impone di pensare a lungo termine, ti impone di andare al di là della notifica sullo smartphone, ti va a motivare a fare pianificazioni di lungo termine, studiare, pensare e investire sul futuro. Ecco, insomma, quello che ci hai descritto è un po' il contrario di quello che uno si aspetterebbe, o quello che è la vulgata sul capitalismo finanziario incentrato sul breve termine. Ecco, negli ultimi anni, effetto forse anche di alcune dichiarazioni roboanti, probabilmente a scopo di marketing, come quelle sulla prima colonizzazione di Marte, fatte appunto da Elon Musk, ma anche da altri grandi imprenditori della Silicon Valley. Appunto, è passata un po' l'idea del fatto che fosse ormai un procinto di tempi relativamente rapidi, e questo ha chiaramente incendiato, se vogliamo, l'immaginazione di molte persone, ma anche da un altro punto di vista le aspettative.
Quello che vorrei chiederti è cosa c'è di vero in questa hype degli ultimi anni? Ma allora, la tematica della tecnologia spaziale ha sempre acceso l'immaginazione, anche quando era un settore interamente legato all'ambito pubblico, comunque, le conquiste nell'esplorazione spaziale hanno avuto un forte impatto sull'immaginario. La NASA, pur anche quando aveva il suo budget tagliato e ridotto all'osso, comunque era rimasto uno dei brand più potenti al mondo. La differenza oggi è che c'è uno sviluppo enorme del settore spaziale commerciale, quindi tante imprese private, ma anche start-up, scale-up, di cui SpaceX è soltanto che è la più nota di Elon Musk, è la punta dell'iceberg, poi sotto c'è un universo di astro-imprenditori che fanno cose interessanti. Però cosa comporta questo? Che appunto queste aziende, specialmente quelle più grandi, hanno un budget di marketing e quindi cercano di influenzare in modo diverso l'immaginario. In particolare, tre di queste hanno avuto come posso dire, un impatto rilevante sulla comunicazione commerciale, cioè SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin, cioè le imprese che cercano di costruire il viaggio spaziale privato, quindi che cercano di portare esseri umani paganti in viaggi suborbitali o orbitali. Per distinguere cosa c'è di vero da ciò che non lo è, chiaramente bisogna tenere conto di questo fattore, ovvero chiaramente le dichiarazioni che vengono fatte per quanto riguarda il turismo spaziale sono al di sopra rispetto alle possibilità effettive. Questi viaggi rimangono molto costosi, molto rischiosi, continueranno a verificarsi e verificarsi in modo crescente, ormai il vaso di Pandora è stato aperto, però diciamo, bisogna calibrare le aspettative. Quello che invece avrà un impatto crescente molto superiore alle aspettative è invece ciò che non riguarda il volo umano, ciò che riguarda la tecnologia spaziale, ma non quella che va lontano, quella che sta più vicino a noi, quella che sta in bassa orbita, quindi a poche centinaia di chilometri di altezza. Ci sono ormai migliaia di satelliti nella cosiddetta low Earth orbit, la bassa orbita terrestre, che di fatto influenzano la nostra vita quotidianamente, con tutta una serie di sistemi di osservazione della Terra, telecomunicazioni, posizionamento. Anche quando non ce ne accorgiamo, cioè noi quando ordiniamo un piatto con un'app di food delivery, stiamo usando indirettamente tecnologia spaziale e questa cosa sarà sempre più vasta. Poi ne parleremo anche nelle prossime domande. Facevi cenno alla NASA e al rapporto della prima ondata dei viaggi spaziali, e in particolare il ruolo degli stati che hanno avuto in quegli anni, insomma, parliamo della guerra fredda, parliamo del primo viaggio, cioè il primo uomo nello spazio, parliamo del primo uomo sulla Luna. Ecco, dopo la fine della guerra fredda, però, fatta eccezione per il progetto della base spaziale internazionale, c'è stato quello che si potrebbe definire un lungo inverno su questo settore, diciamo, degli investimenti e dei progetti di esplorazione. Ecco, quello che vorrei chiederti è quale può essere oggi, nella nuova fase geopolitica internazionale, il ruolo degli stati per l'esplorazione spaziale? Il ruolo degli stati sarà sempre cruciale in questo settore perché, pur essendoci nella cosiddetta New Space Economy, la nuova economia dello spazio, un accrescente volume di investimenti, di presenza del settore privato, però sta aumentando parallelamente anche il budget delle agenzie spaziali e degli investimenti pubblici in questo settore. Perché? Perché l'infrastruttura spaziale è cruciale sia per applicazioni civili che militari, quindi per applicazioni civili che possono andare dal monitoraggio infrastrutture, previsioni meteorologiche e simili, telecomunicazioni, e fino però alle applicazioni militari che appunto negli ultimi sono sempre state importanti, ma oggi stanno diventando cruciali. A livello simbolico, per esempio, possiamo notare come negli Stati Uniti ci sia oggi una grande entità che è la Space Force, cioè una nuova forza armata dedicata unicamente allo spazio, qualcosa che poteva sembrare fantascienza solo fino a pochi anni fa, ma ora esiste, quindi una forza dedicata al dominio dell'ambiente spaziale, quindi consapevolezza informativa, protezione degli asset e proiezione della forza nell'ambito spaziale, quindi letteralmente che cerca di monitorare tutto quello che accade in quel settore, di proteggere digitalmente e fisicamente i propri asset, quindi satelliti e altro hardware, e anche proiettare la forza. Esistono oggi già armi legate a questo ambito, sia armi fisiche, come i satelliti,
le armi, i missili antisatellite che partono da terra per andare a distruggere satelliti in orbita, sia armi digitali, perché lo spazio è utile per applicazioni a terra grazie ai dati, cioè i satelliti producono dati, informazioni o li trasmettono che servono a applicazioni a terra, per esempio nell'ambito militare per spionaggio, per comunicazione, comando e controllo nel caso di operazioni, per accesso a internet. Bene, quando usi dati e telecomunicazioni, automaticamente ci può essere la guerra cibernetica. Quindi la cyber war e la information security sono elementi essenziali del dominio spaziale militare. L'abbiamo visto anche recentemente con la guerra in Ucraina, dove oltre ai satelliti spia tradizionali sono state utilizzate anche immagini civili, cioè prodotte da reti civili per applicazione militare, e dove l'accesso a internet fornito dalla rete Starlink di SpaceX è stato cruciale per le operazioni. Quindi un dominio a cui bisogna prestare molta attenzione, perché sarà sempre rilevante. Le recenti tensioni che ci sono state tra Stati Uniti e Cina, in particolare la scorsa estate, ma ne abbiamo gli strascichi a ondate ogni tot mesi, e le tensioni soprattutto ci sono chiaramente con la guerra in Ucraina, quindi con la Russia, che rappresenta un'ulteriore incognita. Come tutto questo influenza l'economia spaziale? Allora, assolutamente, noi abbiamo avuto negli ultimi decenni un periodo di collaborazione senza precedenti nell'ambito spaziale, grazie al programma della Stazione Spaziale Internazionale, che per 20 anni ha portato questa grande coalizione che ha incluso paesi occidentali, Russia, Giappone e tanti altri soggetti, e che per 20 anni ha portato costantemente esseri umani a essere in orbita, cosa che forse le persone neanche si rendono conto quanto può essere straordinaria. Bene, questo tipo di collaborazioni su vasta scala non sono più possibili. A mio giudizio è ormai abbastanza irreversibile il fatto che, così come si sta deglobalizzando il mondo a terra, si stia deglobalizzando anche nell'ambito spaziale. E chiaramente i progetti più ambiziosi saranno progetti multilaterali, cioè che coinvolgeranno più stati, però ci saranno più progetti in blocchi geopolitici contrapposti che vorranno fare cose simili. Quindi l'esempio lampante è il fatto che ormai c'è la stazione spaziale cinese, quindi noi ricordiamo abbiamo oggi due stazioni spaziali, una internazionale e una di quella della Cina più alleati, che sono già operative. Ci saranno più progetti di esplorazione lunare, più progetti di esplorazione marziana e uno spazio commerciale privato, anche probabilmente un po' che diventerà sempre più parcellizzato anche su linee di frattura geopolitica, un po' come sta accadendo su internet, che anche qui come rete si sta un po' deglobalizzando, e la competizione tra macro blocchi geoeconomici anche sarà fondamentale, nel senso che, così come accade in altri ambiti di frontiera, alcuni attori del mondo come Cina, Stati Uniti, India e pochi altri, l'Unione Europea, possono avere la massa critica per investire in tecnologie di punta con ottica di lungo termine. Quindi lo spazio è un esempio, ma possiamo citare anche le tecnologie quantistiche, l'intelligenza artificiale, la genomica e altri settori, diciamo, di trasferimento tecnologico ad alto impatto. La cosa che è importante evidenziare è che il programma spaziale cinese in particolare oggi sta raggiungendo risultati molto rapidamente e con una scala, diciamo, che molti non si aspettavano. Quindi vedremo cose interessanti nei prossimi anni. Ecco, venendo un po' più vicino a noi invece, quale può essere il ruolo dell'Europa e in particolare del nostro paese in questa nuova avventura? Allora, l'Italia ha nell'aerospaziale una storia economica interessante, nel senso che, a differenza di altri settori come il nucleare o in parte la chimica, dove magari c'era un potenziale di leadership in passato che poi nel corso del tempo si è eroso, nell'aerospaziale tuttora l'Italia
è presente in alcuni pezzi fondamentali della catena del valore, sia con imprese locali, sia con imprese a parziale controllo straniero, però diciamo che hanno una dimensione produttiva del nostro paese. Quindi lanciatori o anche moduli pressurizzati, che sono proprio gli ambienti fisici in cui tu puoi mettere persone o cose nella stazione spaziale, sono prodotti a Torino e in altre zone d'Italia. E perché l'ho scelto questo? Perché è importante, visto che c'è questo treno che sta passando della New Space Economy, è uno di quei treni che realisticamente si possono prendere. Quindi in Italia non avremo mai una Google, non avremo mai una SpaceX, però possiamo realizzare delle medie e grandi imprese in questo ambito. Lo abbiamo fatto in passato, si può ancora fare, e alcune delle startup che oggi vediamo hanno il potenziale per diventare imprese molto importanti. Una startup che era in circolo qualche anno fa, che era di Orbit, adesso ha più di 200 dipendenti, sta diventando una media impresa rilevante, per fare un esempio. Detto questo, ricordiamoci però che, appunto per il discorso della massa critica che facevo poco prima, non possiamo ragionare soltanto in termini di confine nazionale italiano, ma bisogna ragionare in ambito europeo, cioè per alcune tecnologie di punta, per alcune infrastrutture in particolare legate allo spazio, puoi ragionare in modo serio soltanto in una dimensione collettiva e su una dimensione continentale. Ripeto, questo accade per lo spazio, ma accade anche per altri ambiti di punta della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico. Riguardo invece le tensioni tra stati che si possono venire a creare per lo sfruttamento delle risorse dello spazio, su eventualmente su nuovi pianeti, quando ciò sarà possibile o diciamo realistico, ma anche sulla Luna, piuttosto che su tutto quello che è fuori dal diciamo dall'orbita, dalla diciamo dall'atmosfera terrestre. Ecco, qual è il livello in cui siamo arrivati riguardo ai trattati internazionali, riguardo al diritto? Allora, faccio una premessa: non sono un esperto di cosiddetta space law o diritto spaziale, che è una disciplina in rapida evoluzione. Tra l'altro, se qualcuno ci sta ascoltando e vuole fare tesi di laurea o di dottorato, è un tema veramente interessante che si sta sviluppando rapidamente. Allora, dalla percezione che ho, c'è una contrapposizione tra due livelli. C'è un livello di regolazione forte, cioè se tu per esempio vuoi lanciare un razzo e un oggetto in orbita, non puoi farlo liberamente, ci sono leggi relative alla sicurezza, leggi relative ai diritti di sorvolo, c'è un'interazione con diverse tipologie di autorità pubbliche, sia nazionali che internazionali, quindi diciamo ci sono ambiti che sono enormemente regolati. Dall'altro lato c'è la sfera della potenza, quindi ci sono delle cose che invece sono incontrollabili. Prima citavo i missili antisatellite. Quando la Russia o l'India, come è successo di recente, fanno dei test di armi antisatellite, loro quindi sparano dei razzi da terra, questi distruggono dei satelliti in orbita e questi producono un pulviscolo di migliaia di frammenti che poi vanno a creare spazzatura spaziale. Questa cosa non la può controllare nessuno, cioè è il dominio della forza politica che è tipico delle reazioni internazionali, in cui il diritto purtroppo riesce a intervenire molto poco. Storicamente parlando, quello che è accaduto, da quello che so, è che i primi trattati internazionali dagli anni 60 in poi, legati all'ambito spaziale, erano ispirati a quelli legati agli ambienti artici, dove ci sono avamposti, diciamo, umani in un ambiente ostile, diciamo così, e poi c'è stato un susseguirsi di un'evoluzione di normative locali e internazionali in tal senso. La cosa interessante accaduta negli ultimi 20 anni è che delle cose che prima potevano essere impossibili oggi sono fattibili. Per esempio, prima parlavamo del volo spaziale privato umano. Prima era inconcepibile o era molto difficile poter soltanto pensare che un civile non addestrato potesse andare sulla stazione spaziale internazionale mettendo a rischio sia se stesso sia gli altri. Oggi è una cosa invece che è contemplabile, qualcosa che si può fare. Anche il concetto di avere sfruttamento commerciale di risorse presenti oltre l'orbita terrestre, questa è una cosa che prima era molto difficile pensare, oggi sempre di più rientra nel dominio della fattibilità. Quindi prevedo che ci sarà un'evoluzione molto rapida, però non banale, di questi ambiti, appunto perché c'è l'interazione tra più stati con interessi contrapposti e tra più domini: civile, militare, privato, pubblico. Ecco, grazie Raffaele. Facevi cenno già più volte al come il riscaldamento
nell'esplorazione spaziale abbia avuto un ruolo sempre più attivo del privato. E cosa è cambiato in questi anni, secondo te, talmente tanto da rendere protagonisti gli attori privati? Forse ancora più o talmente tanto da far concorrenza agli stati? Allora, la cosa interessante è che, allora, bisogna sottolineare il fatto che i privati già c'erano anche nel passato, nel senso quando in passato, nei decenni scorsi, si costruivano infrastrutture satellitari o missioni di esplorazione, spesso le agenzie spaziali, gli stati, diciamo, appaltavano la produzione di tecnologia a grandi colossi del settore aerospazio e ai loro subfornitori. Però appunto era una logica di procurement pubblico tradizionale, quindi spesso molto burocratica, spesso molto lenta, con molti controlli. Quello che è accaduto negli ultimi 20 anni è che invece il settore spaziale privato si è contaminato con dinamiche che venivano da altri mondi del settore privato, in particolare dal mondo delle start-up legate a internet. Quindi innanzitutto contaminazione disciplinare, questo lo vedo anche nel mio quotidiano, quando investiamo in aziende legate allo spazio guardiamo tecnologie provenienti da altri settori, spesso la robotica, il 3D printing, il machine learning e così via. La seconda dimensione è il fatto che le start-up spesso lavorano in modo diverso, lavorano in modo agile, lavorano in modo molto rapido, lavorano con team orizzontali, con poca burocrazia, anche con cicli di sviluppo molto rapido in cui tu cerchi di fallire, iterare molto rapidamente. E quindi questa cosa chiaramente ha trasformato il settore. Per fare un esempio, oggi SpaceX è un colosso, però ricordiamoci che 10 anni fa il loro risultato di raggiungere i lanciatori riutilizzabili, cioè razzi che tu potevi far atterrare in modo autonomo e poi far ripartire, era qualcosa considerato impossibile da molti. E invece ce l'ha fatta una startup con tempi molto rapidi e con fondi ingenti, ma comunque molto minori rispetto a quelli che avrebbe richiesto una società aerospace grande, tradizionale. Quindi, e questo sta accadendo costantemente ormai a tutti i livelli, quindi c'è una contaminazione tra mondi e un settore privato che appunto si finanzia anche con modi diversi, col venture capital e che opera in un'ottica di non vendere soltanto agli enti pubblici, ma in un settore spaziale privato più articolato. Ecco, da quando Elon Musk ha deciso di inserire tra le sue varie avventure imprenditoriali anche quella dei social media e di acquisire Twitter, sono state fatte alcune scelte che hanno causato dei veri e propri terremoti. Uno di questi è stato, anche se diciamo su un livello, se vogliamo, un po' più leggero, però con anche grosse ripercussioni. Per esempio sugli andamenti azionari è stata quella delle spunte blu. Questo chiaramente ha dato possibilità a qualcuno di creare dei finti profili satirici, a mio intenzione, e uno di questi in particolare da un falso profilo di SpaceX, un autore si chiedeva perché ricevesse l'azienda così tanti soldi per fare cose che gli stati avevano già realizzato oltre 50 anni prima. Anche in Don't Look Up, il grande imprenditore, che è uno dei protagonisti, insomma, del film blockbuster della Natale 2021, il grande imprenditore mette a rischio il salvataggio della Terra per recuperare le materie prime dal meteorite. Ecco, vorrei chiederti, secondo te, alla luce di questo, insomma, un po' di una provocazione e di una riflessione invece attraverso, in forma chiaramente di film, però un po' più seriosa, se vogliamo, il capitalismo può essere considerato la giusta chiave per l'uomo, per legge il suo rapporto con lo spazio? Allora, a mio giudizio, è una delle lenti che possono essere utili per leggere questo ambito, nel senso che non è l'unica lente, ci sono altre lenti, puoi prendere la lente appunto scientifica. Poi chiaramente che è fondamentale, sarà sempre importante, cioè noi in costruire infrastruttura spaziale ci consente di comprendere meglio l'universo, di comprendere meglio la Terra, per esempio se noi vogliamo combattere il climate change,
non tutta, ma un pezzo della soluzione, è percepire cosa accade, quindi misurare le temperature degli oceani, l'inquinamento atmosferico, lo stato delle colture e così via. Quindi la dimensione scientifica è molto importante, la dimensione appunto avventurosa è molto importante, quindi l'esplorazione umana, che comunque è un catalizzatore di emotivo. La dimensione commerciale per me è utile nella misura in cui consente di innovare, rendere più facili e veloci altre cose desiderabili. Perché adesso io non ho letto il giro di tweet che citavi, però pur essendo io molto critico di alcuni atteggiamenti di Elon Musk, però i meriti oggettivi di SpaceX sono molto importanti, cioè loro hanno consentito di fare cose che prima erano molto difficili, molto costose, molto complesse. Loro l'hanno rese semplici, più facili, più veloci, e quindi hanno amplificato la capacità umana di realizzare obiettivi. Quindi comunque un contributo positivo c'è. Ciò non implica che sia immune da speculazioni, appropriazioni, diciamo, recinzioni indebite di privilegi e così via, però il contributo oggettivo c'è, il capitalismo imprenditoriale, o quantomeno l'economia imprenditoriale, consente di realizzare alcune cose che prima non si potevano fare, quindi questo secondo me è importante sottolinearlo. Detto questo, se torniamo invece al film Netflix che citavi, è molto interessante perché ha toccato alcune corde molto importanti nell'immaginario, nel senso che nel corso di queste crisi perenni che abbiamo visto negli ultimi 5 anni, crisi legate al Covid, legate alla guerra, ora all'inflazione, viviamo un'epoca, alcuni definiscono, di policrisi o di permacrisi. È chiaro che c'è molta paura che un pezzo di società faccia una specie di secessione reale o virtuale dal resto dell'umanità. Chiaramente questa secessione non può essere come nel film in cui prendono un'astronave e vanno in un altro pianeta, questo è completamente irrealistico, però è un tema che tocca una corda molto importante, perché c'è un, penso non ci sia bisogno di spiegarlo, cioè abbiamo un problema di tenuta della qualità della vita della classe media in Occidente, in particolare dove c'è stagnazione economica, specialmente in alcuni paesi, e ci sono drammi sociali che vanno risolti. Per quanto riguarda invece il tema dell'asteroid mining, è una tecnologia di cui si parla molto, cioè asteroid mining in genere significa estrarre risorse minerarie di valore da appunto corpi celesti. È un tema interessantissimo, però è di lunghissimo termine, cioè non è qualcosa che verosimilmente potrà essere applicabile a breve termine, ci sono altri ambiti della space economy che sono più realistici da toccare. E aggiungo un'altra cosa, perché prima parlavo appunto, dicevo, dominio scientifico, dominio avventuroso, dominio economico, dominio politico, dominio militare, tutte cose che abbiamo citato. È bello citare anche un'altra cosa, che sono i Critical Space Studies, che è una disciplina di ipernicchia che applica altre lenti a questo settore, quindi la lente per esempio dei studi postcoloniali, quindi il fatto che non dobbiamo parlare soltanto di Russia, Cina, eccetera, ma quale può essere il ruolo di paesi molto piccoli o con meno risorse in questo settore, o di persone da etnie sottorappresentate. C'è una parte della teoria critica che appunto si occupa della componente ambientale legata allo spazio, quindi come tutti gli ambienti, un ambiente che stiamo inquinando e riempendo di oggetti non più utilizzati, cosa ne faremo, come si può risolvere questa cosa. C'è una componente anche di femminismo, nel senso che in passato l'esplorazione spaziale era prevalentemente fatta da piloti collaudatori militari maschi, bianchi, americani o russi, adesso c'è sempre più diversity, e come si può incrementare questa cosa. Quindi, cioè, lancio come pillola, se si vuole ragionare oltre la dimensione puramente commerciale o economica, i Critical Space Studies sono una disciplina interessante da approfondire. Ecco, chiaramente lo spazio, gli investimenti in imprese spaziali è sicuramente un settore dove il rischio è molto, molto alto. E quello che volevo chiederti è quali settori promettono maggiore sviluppo, e soprattutto come ci si riesce a regolare in merito a dove investire e dove invece magari abbandonare un progetto che all'inizio magari era anche promettente.
Allora, prima citavo alcune tecnologie prodotte da queste costellazioni di satelliti che sono in bassa orbita. Noi oggi, faccio una premessa, noi oggi abbiamo due spinte tecnologiche molto forti che ci stanno portando a rendere sempre più accessibile e democratico l'ambiente spaziale. Una prima spinta tecnologica riguarda l'abbattimento dei costi di lancio, quindi tu per portare 1 chilogrammo di materia, persone o cose, specialmente cose, spendevi un tempo milioni di dollari, poi centinaia di migliaia di dollari per chilogrammo. Oggi alcune decine di migliaia di dollari per chilogrammo, con una curva che sta scendendo e diventerà sempre più approssimata a poche migliaia o persino centinaia di dollari per chilogrammo. Già questo, come puoi immaginare, incrementa enormemente l'accessibilità, perché il costo di mandare un satellite diventa accessibile anche a start-up, a gruppi di studenti, a piccole università e così via. Anche il fatto di avere razzi riutilizzabili, immaginate di dover buttare via un aereo per ogni viaggio in aereo. Più o meno era quello che accadeva con le missioni precedenti per quanto riguarda i lanciatori, in cui potevi riciclare alcuni aspetti, però alcune componenti essenziali erano distrutte. Oggi, se un razzo è riutilizzabile anche soltanto una decina di volte, abbatti di ordine di grandezza i costi o quasi. La seconda dimensione riguarda l'hardware spaziale, quindi la riduzione di costo, peso e complessità dell'hardware spaziale. Quindi, così come a terra i computer una volta erano grandi come una stanza e erano poco potenti, oggi abbiamo dei satelliti che sono piccoli, sono un po' come degli smartphone, vengono chiamati in gergo CubeSat. E sono fatti proprio in dei moduli di 1 chilogrammo di peso, 10 centimetri di lato, che puoi anche agganciare come mattoncini Lego e che quindi consentono anche qui a piccole start-up, gruppi di studenti, di progettarsi un loro CubeSat e lanciarlo a costo molto più accessibile rispetto a 20 anni fa. Queste cose cosa stanno producendo? Perché le citavo, perché sono abilitatori di quelle che sono poi le applicazioni commerciali. Esempi importanti sono per esempio le applicazioni per quanto riguarda l'agricoltura, quindi tutto ciò che riguarda il monitoraggio delle colture, l'irrigazione, tutto ciò che riguarda l'ambiente, quindi prima citavo e ribadisco la tecnologia spaziale è molto importante per il monitoraggio del pianeta Terra e dello stato degli oceani, dell'atmosfera, delle colture e delle foreste. Sono molto importanti per ciò che riguarda oggi l'Internet of Things, specialmente quella non domestica, quando tu devi far parlare oggetti, diciamo, di grandi dimensioni. È molto importante lo spazio per tutto ciò che riguarda il monitoraggio infrastrutture, o ambiti di nicchia, per esempio l'archeologia spaziale, quindi tu usi immagini satellitari per riscontrare tracce a terra di edifici o di resti archeologici, per esempio. E così via. Quindi, cioè, ci sono tante applicazioni che spesso neanche possiamo immaginare ora perché derivano dal fatto che ogni giorno che passa la capacità di osservazione della Terra diventa sempre più accurata, sempre più frequente, sempre più granulare e quindi tu puoi inventare sulla base di questo nuove applicazioni. Grazie Raffaele. Ecco, leggendo il tuo libro e provando un po' a pensare da neofita a quello che può essere, diciamo, la space economy, mi è venuto un parallelo. E ho pensato a come l'arrivo dell'internet commerciale negli anni 90 non fu compreso a fondo dai comuni cittadini e probabilmente neanche da molti imprenditori e molti investitori dell'epoca, e soprattutto in merito a quello che avrebbe implicato da lì a pochi anni, in termini proprio di rivoluzione stessa del modo di vita quotidiano delle persone. Ecco, così la space economy, anch'essa non sono soltanto i costosissimi viaggi di turismo spaziale a cui ci hanno ormai quasi abituato i giornali quando appunto parlano degli investimenti di SpaceX, quindi di Musk, ma anche del proprietario della Virgin piuttosto che di Bezos con Amazon e anche lui con progetti abbastanza simili nel settore. Ecco, come spiegheresti invece quali sono gli impatti, già oggi sulla vita di tutti noi delle imprese spaziali?
C'è innanzitutto il tema dei sistemi di posizionamento, cioè tu quando apri Google Maps o qualsiasi applicazione che utilizza la geolocalizzazione stai utilizzando comunque almeno in parte o indirettamente spesso questo tipo di tecnologie legate allo spazio. Quando utilizzi sistemi di telecomunicazione spesso anche se in modo non visibile stai utilizzando tecnologie legate allo spazio. Molte tecnologie televisive o di telecomunicazione telefonica sfruttano nodi satellitari. Quando in futuro sarà sempre più possibile accedere a internet tramite link legati a costellazioni di satelliti, in particolare Starlink, che sta arrivando, insomma, sta arrivando commercialmente anche qui da noi. E poi c'è la dinamica della sicurezza informatica, perché quando tu hai questi volumi molto grandi e più di valore di dati che passano tramite infrastruttura spaziale, la componente di cyber security diventa molto, molto importante. Cito qualche altro esempio di settori in cui c'è un'interconnessione. Questo perché? Perché lo spazio è sempre meno un'industria a sé stante, sempre di più un ambiente in cui altre industrie fanno cose, ok? Prima citavo l'agricoltura, l'ambiente, ma possiamo citare anche altre industrie come le assicurazioni. Il fatto che tu puoi raccogliere immagini su rischi di inondazione, rischi di frane o su l'andamento delle materie prime tramite proprio immagini delle miniere, dei trasporti, dei carichi e così via, consentono anche di fare operazioni assicurative molto importanti con dati real time. C'è chi immagina anche nelle applicazioni meno invece friend o legate alla speculazione finanziaria, quando c'è l'high frequency trading, di ridurre ancora di più i millisecondi di trasmissione dei dati per gli hedge fund tramite link satellitari. Quindi c'è di tutto in questo momento in studio, poi vedremo quali applicazioni possono diventare grandi. Alcune, ripeto, lo sono già, però l'impatto è sicuramente interessante. Cito altre due cose che possono essere utili per stimolare l'immaginazione e il dibattito. La prima è l'interazione tra artificial intelligence e spazio. Perché? Perché così come c'è l'automazione a terra che si sta evolvendo, così accade per le missioni e la navigazione in ambito spaziale, e così come a terra i sistemi di riconoscimento sono molto importanti, specialmente quelli di riconoscimento facciale, altrettanto accade per le immagini satellitari. Quindi tu, per creare tutte le applicazioni di cui parlavamo, hai bisogno di avere software, algoritmi che riconoscono efficacemente gli oggetti dalle immagini satellitari. Un'altra dinamica molto interessante è quella della medicina e della biologia legata allo spazio. Il fatto di aver avuto per 20 anni in modo continuativo esseri umani sulla Stazione Spaziale Internazionale ha portato a creare tutta una serie di tecnologie mediche, tecnologie che possono avere poi applicazione a terra. Perché? Perché tu, se porti gli esseri umani per lungo periodo in condizioni estreme come quelle della microgravità e in generale dell'ambito di vita di una stazione spaziale, tu poi hai tecnologie ortopediche, di medical imaging, di sensoristica cardiaca, che puoi applicare anche a terra per applicazioni civili. Questo è molto importante e mi piace sottolinearlo, perché a volte anche tecnologie che possono sembrare un po' lontane poi in realtà hanno applicazioni molto benefiche per la società. Cito un esempio: le ricerche fatte un secolo fa nella fisica delle particelle oggi hanno un'applicazione diretta nella tua vita, perché se tu in ospedale a farti una PET, una tomografia emissione di positroni, lo puoi fare perché qualcuno 100 anni fa ha fatto ricerca di base applicata in quel settore. Lo stesso accade, ripeto, per quanto riguarda lo spazio. Ecco, facevamo prima un parallelo con internet e la trasformazione digitale. Ci sono state tante rivoluzioni manageriali, come ad esempio l'Agile, che sono ora i veri e propri pilastri su cui si formano tutti i nuovi manager, a partire appunto da quelli che sono stati i modelli utilizzati da Google e dalle aziende della Silicon Valley. Ecco, il settore dello spazio, che appunto diciamo prima è molto, molto rischioso, molto su modo particolare, volevo chiedere se anch'esso, per le sue caratteristiche, sta aiutando a sviluppare dei nuovi modelli organizzativi che magari avranno ripercussioni anche sul resto dell'economia. Sì, la cosa interessante in questo ambito è che è cercare di applicare alcuni modelli organizzativi o di sviluppo agile
che sono nati nel settore digitale, quindi in settori non critici, in un ambito critico, perché una cosa è fare una release di software che ha qualche errore e poi fai la patch e si risolve, una cosa invece è avere delle tecnologie in cui tu puoi, da cui dipende la vita o la morte di alcune persone, o da cui, anche se diciamo sono tecnologie in cui non riguardano il volo umano, però sono tecnologie critiche in cui tu devi comunque fare investimenti molto ingenti per portarli in quell'ambiente. La cosa interessante è che però anche in questo ambito si sono riusciti a innestare, per esempio, un metodo di prototipazione rapida, di computational design, di appunto manifattura additiva, che oggi sempre di più stanno influenzando questo settore, in cui tu cerchi gradualmente di avere, si dice in gergo, dei TRL, dei Technology Readiness Level, sempre più elevati, quindi di avvicinarti sempre di più gradualmente a quello che sarà l'ambiente finale in cui il tuo prototipo dovrà vivere, operare e funzionare. E non, finone che, ripeto, le startup stanno esplorando, secondo me, con successo. Ecco, facevi prima accenno a come la NASA intervenga direttamente in sostegno delle startup, in qualche modo indirizzando e sostenendo appunto lo sviluppo, diciamo, di determinati progetti. Ci sono dei modelli simili in Europa? Ma noi abbiamo nei principali paesi europei ci sono delle agenzie spaziali. In Italia è molto rilevante, c'è l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha un budget importante e partecipa a molteplici missioni di esplorazione scientifica rilevanti. E poi c'è la European Space Agency, che è il vettore di collaborazione internazionale più importante nel nostro continente, che appunto opera sia nell'ambito scientifico che in quello di rapporti col mondo commerciale, ed è un'entità molto grande che ha delle basi anche, cioè delle sedi anche in Italia. Ecco, un settore strategico come quello dello spazio può svilupparsi anche in relazione ai rapporti politici, insomma, in qualche modo già nella nostra chiacchierata di oggi è un po' emerso questo. Pensando anche a quanto è successo di recente con il 5G cinese in Italia, più già in Europa, e tutta una serie di contratti che poi di fatto sono stati, diciamo, annullati, quanto contano nel settore i rapporti geopolitici con gli Stati Uniti e con la Cina rispetto appunto al settore spaziale? Sì. Allora, l'Italia, ripeto, ha delle strutture sia di grandi imprese come Leonardo, Thales Alenia e altre che producono pezzi della catena del valore rilevanti. Abbiamo anche imprese come Altec, Argotec, Planetec, che hanno, diciamo, dimensioni diverse, però sono altrettanto importanti, e poi un ecosistema di startup che sperimentano nuovi mercati, nuove tecnologie in modo più veloce, con team spesso anche più giovani e più snelli. Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, sono molto importanti, perché comunque è un partner commerciale, politico, diciamo, significativo, che non, sarà sempre significativo in futuro, verosimilmente, almeno quantomeno nel breve termine. Ciò però non deve ridurre lo sforzo per produrre capacità europea indipendente, nel senso che comunque, a mio giudizio, è importante che l'Europa su alcune tematiche infrastrutturali deve fare ragionamenti comuni, a volte anche diciamo paralleli a quelli degli Stati Uniti. Quindi è importante che il nostro continente abbia delle sue infrastrutture, capacità di ricerca, capacità di formazione del capitale umano, che siano solide e indipendenti anche in un ambiente di collaborazione con gli Stati Uniti. Quello che invece vedo molto improbabile nel breve medio termine è un incremento delle collaborazioni con la Cina, dato che purtroppo, insomma, le tensioni geopolitiche si stanno incrementando in modo forte, in modo rapido, sarà molto difficile poter costruire filoni di collaborazione profonda così come li abbiamo con la Francia, la Germania e altri paesi europei. Ecco, grazie ancora Raffaele per tutto quanto, è stato estremamente chiaro, e quello che ci hai raccontato molto molto interessante davvero. Ecco, andoci a conclusione, vorrei chiederti, per chi volesse, incuriosito dalle tue parole, volesse approfondire in materia, che cosa gli consiglieresti, per esempio sul lato della filmografia, anche appunto cose di fantasia che però possono aiutare un po' a dare un punto di vista sulle cose e ad aprire un po' la mente?
Riguarda lo spazio, però riguarda lo spazio in chiave fantasy, non in chiave o western, non in chiave, diciamo, di space economy, però Mandalorian bisogna vederla, secondo me, che è uno degli spin-off che citavi legati all'universo di Star Wars, che secondo me è fatta in modo geniale. Sul tema invece conflittualità geopolitica, sempre legata a un ambiente estremo, c'è un film vintage che vorrei rilanciare, che è Caccia Ottobre Rosso, che è un grande capolavoro, che riguarda la tecnologia, riguarda una guerra fredda e riguarda un ambiente estremo, perché è quello dei sottomarini. Quindi in realtà è molto pertinente per i discorsi che abbiamo fatto oggi. Ecco, poi insomma abbiamo parlato di film, abbiamo accennato più volte il tuo libro e se ci dai magari anche qualche altro suggerimento. Il mio libro si chiama I Cancelli del Cielo, è stato pubblicato da Lewis University Press nel 2022 e l'ho scritto a quattro mani con un coautore che è Alessandro Resu. E, se qualcuno volesse leggere anche altri libri, dico qualche altro titolo, magari chiaramente leggete il nostro perché però sulla tematica geopolitica, per esempio, c'è un libro fatto molto bene di Marcello Spagnuolo che riguarda proprio la geopolitica dello spazio. Ci sono diversi libri sulle tematiche scientifiche, ne potrei citare molti, ci sono quelli che ha scritto Roberto Battiston, quelli divulgativi di Adrian Fartade e tanti altri. Ci sono libri che hanno riacceso recentemente l'immaginario legato a questi temi, anche in modo decorrelato dal discorso attuale. Cito per esempio UFO 78 di Wu Ming, che è fatto molto bene. E poi, diciamo, per chi volesse approfondire, ci sono dei blog fatti molto bene. Ne cito uno che è Astrospace, che ha attivo sia sul sito web sia sui social, che è fatto da un gruppo di diciamo, ragazzi molto molto bravi che fanno un livello di div fanno divulgazione di alto livello, quindi sono informazioni approfondite, non sensazionalistiche, accessibili a chiunque, quindi una combinazione molto molto rara, perché l'informazione in questo ambito è o troppo tecnica o molto superficiale e sensazionalistica, loro riescono invece a essere approfonditi, accessibili e non fare troppo hype, pur chiaramente comunicando il loro entusiasmo per le milestone principali di questo ambito. Infine cito che il fatto che sempre di più ci sono anche influencer legati a questo mondo, quindi da Kelly Gerardi a Adrian Fartade, eccetera, quindi su Instagram, TikTok, si trovano un sacco di contenuti ora anche divulgativi, interessanti, prodotti da influencer. Grazie, grazie Raffaele, grazie ancora e speriamo presto di poterci rincontrare e parlare. Grazie e che la forza sia con voi.